Sotto shock. Italia e Cina confronto a città della scienza su innovazione e ricerca, scambi culturali e opportunità per le imprese. Cambiamo argomento con la pagina dell'economia, startup, innovazione e ricerca. Italia e Cina si incontrano a Città della Scienza per le imprese nostrane e tante opportunità di sviluppo. Ettore De Lorenzo. Il ponte tra Italia e Cina sul fronte dello scambio di conoscenze e opportunità nell'ambito dell'innovazione è un ponte solido e collaudato, anche perché da ormai 10 anni Città della Scienza organizza la Italy-China Science, Technology and Innovation Week, il più grande evento europeo di business matching in ricerca ed innovazione, un evento per costruire partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei contesti innovativi dei due paesi, un evento a cui partecipano 550 delegati cinesi e 1.200 italiani provenienti da circa 700 diverse realtà, tra le quali le più importanti università e centri di ricerca, imprese innovative e start-up. Per una terra come la nostra, che ha bisogno, come dire, disperato di innovazione e di lavoro, è un'opportunità unica. Napoli è una città che, quando mostra il suo volto bello, attrae investimenti, attrae ricerca, attrae impresa innovativa. Nella 2 giorni napoletana saranno organizzati 600 incontri B2B e si svolgerà anche la prima edizione della Italy China Best Startups Showcase, con la presentazione di 20 startup innovative, sia italiani che cinesi. Ai scienziati, tecnici e l'università, centro ricerca, che hanno un grande interesse di questo scambio, quindi questo evento ha avuto grande successo. Domani sono attesi a Città della Scienza i ministri alla ricerca scientifica italiani e cinesi Stefania Giannini e Ban Gang e il sottosegretario agli esteri Vincenzo Amendola.